Abbiamo ben coperti stasera, un attimo, avvocato. Ben coperti, ce l'abbiamo al ristorante. Penso di sì, sì, tranquillo. Sì, l'aspettiamo. Ci vediamo alle 21. Arrivederci, avvocato, arrivederci. Allora, 20 coperti al ristorante. Le bottiglie vuoi spolverare? Una a una le devi fare. E dai, adesso. Poi il bicchiere, per piacere, mettili in ordine di grandezza. Mi dà fastidio, uno sì, uno no. Beh, ma a seconda. E questi ancora li devi levare. Sto togliendo, mo lo sto togliendo. Ma mi dà fastidio vederli là. Ma non detto, però. Sono titolari, sono io che pago lo stipendio. È chiaro. Io pretendo, punto. Io sto lavorando, non è che sto lavorando, lavoro 12 ore al giorno, pure sopra. E dai, scusa. A proposito di a questo punto. Mi scuso da nessuno, direttore, cioè io quello che faccio è, secondo me è già oltre quello che dovrei fare. Sì. E quindi poi è un anno che lavoro qui. Sì. Se è possibile, diciamo. Sì. Che cosa? Ci siamo capiti, no? No. Già abbiamo parlato anche 3 mesi fa. Io sto lavorando da un anno qui, la famiglia cresce, cioè voglio dire. Uno, la mia vita ormai l'ho sacrificata qui. Sì. E anche come uomo di fiducia, in poche parole, un aumento di stipendio è il minimo che uno possa chiedere in queste circostanze. La cenere, te l'ho detto 6 mesi fa e te l'ho ripetuto 3 mesi fa. Lo stipendio non te lo possiamo aumentare, va bene, punto. Ma io aumentano le ore di lavoro, aumenta tutto, aumenta la fiducia, non aumenta lo stipendio. Cioè, è pure giusto che uno chieda l'aumento di stipendio, direttore, per favore, non è che... La cenere, allora, di nuovo te lo devo dire, lo stipendio non te lo posso aumentare. Punto. Cioè lo stipendio non me lo può aumentare? No. E detto almeno me lo può dare più spesso.